tutto speciale. L'evento, il luogo, l'atmosfera. E non poteva che essere così. C'erano da festeggiare i 60 anni della Virtus, da realtà oratoriale del nascente quartiere di Poderino a riferimento del mondo della pallavolo. C'era anche da concedere la meritata vetrina alla squadra griffata Smart System Essence Hotels, che dopo più di 20 anni tornerà a rappresentare Fano in A2. In un teatro della fortuna affollato e coinvolto, ripercorsa attraverso volti e immagini una storia scandita da vittorie e da figure che hanno poi guadagnato la ribalta nazionale e mondiale del volley, ma anche dall'impegno costante, che non è venuto meno neanche nei passaggi più delicati, verso i giovani, la cui formazione tecnica non è stata mai disgiunta dall'attenzione verso la crescita della persona. Il miglior viatico alla passerella della Virtus di oggi, che proverà a galleggiare sull'entusiasmo generato dalla promozione conquistata la scorsa primavera, spinta anche da un mercato che ha prodotto una consapevole ricostruzione dell'organico, adeguato alle esigenze di un campionato molto più competitivo. Perché poi in A2 la Smart System Essence Hotels non solo vuole restarci, ma esserne anche protagonista per quello che lo status di matricola gli permetterà. Quali i sentimenti alla vigilia di questa nuova stagione? Sentimenti molto positivi. Abbiamo iniziato con grandissimo entusiasmo questa nuova stagione in A2. Siamo neopromossi, lo sappiamo, dobbiamo affrontare il campionato con grande attenzione. L'obiettivo è sempre quello, dobbiamo cercare di ottenere una salvezza in tempi rapidi. 28 punti, noi ragioniamo sul raggiungimento dei 28 punti il prima possibile. Adesso siamo rimessi a lavorare, abbiamo preparato insieme alla società un roster che ci permetta di dire la nostra anche in A2. Quanto non sappiamo, quanto lo inizieremo a capirlo dopo qualche giornata, dopo un po' di giornate, capire un po' dove ci collocheremo e poi lavoreremo per fare sempre un passo in più di quello che in partenza siamo. Tutto lì, il mio lavoro è quello, è migliorare la squadra giorno dopo giorno, fare in modo che cresciamo tanto. Ci sono alcuni elementi molto giovani, sono degli esordienti nel campionato di A2, qualcuno che l'anno scorso non giocava che giocherà quest'anno in A2, quindi ci sono tutte le condizioni per far bene. La società come sempre ci sta mettendo nelle condizioni di far bene, di fare il nostro lavoro, di essere concentrati a lavorare bene in palestra. E quindi non vedo l'ora di iniziare. Abbiamo già iniziato con un po' di precampionato, domani abbiamo Portoviro ancora, le indicazioni sono buone, sono contento di tutto quello che stiamo facendo. Sicuramente c'è molto entusiasmo, no? Perché ne è promossa, quindi una società che torna in A2, un campionato ancora più di alto livello dopo tanti anni. La società ha l'obiettivo della salvezza, no? Per il nostro campionato. Vediamo, siamo una squadra che per ora siamo un cantiere aperto, abbiamo fatto diverse partite di precampionato, domani abbiamo l'ultima amichevole che ci dirà secondo me a che punto effettivamente siamo, anche perché manca una settimana, quindi dopo insomma, bisogna affinare molte cose, sarà un cammino, probabilmente non verrà tutto all'inizio, però insomma noi dobbiamo essere pronti a battagliare ogni domenica senza fare troppi programmi.